Lei è Giovanna, educatrice e docente da oltre 20 anni che insegna in una scuola superiore di Milano. A lei ho chiesto un punto di vista sulla riapertura delle scuole post quarantena. Allora Giovanna, è stato giusto rientrare a scuola? Bisogna rientrare, perché parlo come genitore soprattutto, ma vedo anche nei ragazzi c'è un po' una demotivazione, perché la scuola è relazione ed è socialità. Hanno tutti voglia di tornare, anche quelli che non hanno voglia magari di studiare, ecco. Poi alcuni pensano che la scuola magari richiuda, quindi dicono vabbè, tanto questi tornano a didattica a distanza, cioè partono nell'incertezza. È un periodo un po' complicato, tanto entusiasmo, ma ci sono anche tante preoccupazioni. Come insegnante la preoccupazione è come farò a mantenere la distanza, a volte anche una mano appoggiata su una spalla possa aiutare e dare coraggio senza per forza usare le parole. Poi c'è anche la preoccupazione della malattia, nel senso di comunque di poter prendere in qualche modo il Covid. Quali disposizioni vi ha dato il governo? Le disposizioni del governo sono che si misura la temperatura a casa, e questo un po' mi preoccupa per quanto riguarda soprattutto i bambini piccoli, perché a volte vengono mandati anche con tachipirine varie perché i genitori devono andare a lavorare, quindi boh. Cerchiamo che il ragazzo appunto ha mal di testa eccetera, vediamo che ha la febbre, viene mandato in infermeria, quindi in un locale apposito, verrà indirizzato alla famiglia, e qualora emerga che questo è un caso di Covid verrà poi probabilmente messa in quarantena la classe o chi ha avuto a che fare direttamente con quel ragazzo lì. Intervalli si faranno o in classe o comunque fuori all'aperto nei cortili ad orari differenziati, ci saranno delle entrate differenziate per non creare assembramento, oppure se la scuola è molto grande entrate differenziate, quindi alla stessa ora però con della segnaletica che indirizzi poi andare nelle aule corrette, ecco. Non sappiamo ancora bene questa cosa delle mascherine, sarà un po' a discrezione, nel senso che l'idea che dei ragazzi stiano in classe tante ore con le mascherine e anche gli insegnanti 6 ore è un po' difficile. Il rischio è che la paura diventi un ostacolo. C'è questo test gratuito proposto come però facoltativo a tutti i docenti, no? Di fare il sierologico, in parte è una misura di prevenzione, in parte bisognerebbe farlo con costanza periodica, perché logicamente io posso prendere una metropolitana e prenderlo. Distanziamento di 1 metro nelle classi, quindi ho una classe unica, oppure dividere i ragazzi con l'alternanza, quindi un po' di didattica a distanza e un po' di didattica in presenza. C'è l'igienizzazione dei banchi, quando usiamo un'aula poi dopo la igienizziamo. Con un po' di elasticità, un po' di creatività, un po' di fantasia anche. Un po' all'italiana? Un pochino, cioè nel senso che un po' ha lasciato molto al buon senso anche dei dirigenti e della scuola. Come valuti l'operato del governo sulla scuola per misure e tempistiche? Passo. Tempistiche siamo un po' a rilento. Se vogliamo dire la famosa storia dei banchi con le rotelle, delle sedie con le rotelle, quello che era, cioè nel senso che sembra quasi che chi si occupi di scuola a volte non abbia proprio invece in mente la realtà della scuola nella quotidianità, quali sono le difficoltà anche di un preside, oltre che degli insegnanti, ma anche di gestione organizzativa degli spazi, perché cioè, se tu pensi a un banco, a una sedia con le rotelle, non hai assolutamente in mente un ragazzo con una sindrome da iperattività che non sta mai fermo normalmente, quindi già la sedia normale te la fa ruotare in continuazione e tu pensa con la sedia con le rotelle. A tutela di tutti, a questo punto avrei reso obbligatorio e non facoltativo un test anche per tutti gli alunni. Perché logicamente io sono in una classe di 20-25 e faccio un sierologico, però un minimo di tutela anche per gli insegnanti e garantire una periodicità dei test, perché secondo me inizio ok, ma dopodiché garantire ogni 15 giorni fare un test che valuti come sto. Periodicamente, teoricamente anche ai ragazzi, perché sennò è il solito discorso, cioè. Cosa auguri al mondo della scuola? Che la scuola comunque rimanga aperta. Abbiamo tutti bisogno, non solo i ragazzi, io per prima ho bisogno di stare con i ragazzi, perché mi danno la carica, diciamo, tutti i giorni.